Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Geloso e possessivo, perseguita la fidanzata sedicenne che però lo difende, la madre della ragazza lo denuncia per stalking e la procura di Marsala impone a entrambi il braccialetto elettronico. Ricostruito l'identikit dell'uomo che avrebbe esploso colpi di pistola durante la rissa di domenica notte a Palermo. Cresce la paura fra i residenti del centro per l'escalation di violenza fra i locali della Movida. Dai doni preziosi ai prodotti alimentari pregiati per ottenere favori, emerge il lungo elenco di regali ricevuti da Giuseppa Messina, funzionario dell'ASP di Trapani e presidente del Consiglio Comunale, da ieri arrestata nell'ambito dello scandalo sulla sanità. Il coordinatore siciliano della Federazione Antiracket Italiana ospite a Buongiorno Sicilia. Chi paga il pizzo deve essere punito per favoreggiamento, chi denuncia non è lasciato solo. Piccoli musicisti allietano i viaggiatori della metropolitana di Catania, al via questa mattina suoni in metro alla stazione Giovanni XXIII, gli allievi dell'Istituto Comprensivo Battisti. I reperti della Cappella Palatina in mostra da domani fino al 30 settembre al Palazzo Reale di Palermo, in anteprima le immagini della mostra Thesaurus. Dopo la sconfitta a Messina, il Catania cerca il riscatto in Coppa Italia. Domani sera al Massimino arriva il Pescara di Zeman. Le scelte di formazione di Lucarelli condizionate da infortuni, squalifiche e mercato. Trovati, geloso, possessivo, perseguitava la fidanzata di soli 16 anni che però lo ha difeso. La madre della ragazza, molto spaventata, lo ha invece denunciato per stalking e a Marsala, nei giorni del dramma di Giulia Cecchettin, la procura assume una decisione unica nel suo genere, impone il braccialetto elettronico a entrambi. Adelaide Barbagallo. Era caduta in un inferno, ma non se ne accorgeva. Nemmeno le sue crisi di ansia e l'attacco di panico con il suo ricovero in ospedale le avevano fatto capire che stava vivendo una relazione tossica. Una spirale fatta di videochiamate, continui controlli, minacce, istigazione al suicidio che una ragazza di 16 anni di Marsala tendeva a minimizzare. A salvarla è intervenuta sua madre, che ha denunciato il fidanzato 21enne di sua figlia. Disperata si è rivolta al commissariato di Marsala. Mia figlia è oppressa dalla gelosia patologica del suo ragazzo, è aggressivo e possessivo, l'ha costretta ad isolarsi dagli amici, la controlla ovunque, pretende di aver mandati video e foto che dimostrino dov'è, spesso la obbliga a saltare la scuola, è entrato persino nel registro elettronico. Mia figlia è totalmente plagiata da lui, lei non lo capisce, ma io ho paura, vi scongiuro, aiutatemi. E chiede che la ragazza venga allontanata e portata in una comunità protetta. Ci amiamo, non è vero che mi controlla, dice la giovane studentessa agli inquirenti, ma il suo cellulare racconta tutt'altro. Nei giorni del tragico epilogo della vicenda Giulia Cecchettin uccisa da Filippo Turetta, in Sicilia si alza immediato il livello di guardia e arriva forte la risposta giudiziaria. Un provvedimento unico nel suo genere che forse farà discutere per la novità che contiene. Non solo braccialetto elettronico per lui, divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dalla fidanzata, divieto assoluto di contattarla con qualsiasi mezzo, anche braccialetto elettronico per lei. Di fatto è la fine di una storia, una relazione troncata per decisione dei giudici. Non sappiamo come sarebbe finita questa storia se non lo avessimo fatto, dice il procuratore di Marsala Fernando Asaro a Repubblica, ma da padre, da cittadino, da magistrato, ritengo che sia ineludibile cogliere qualsiasi segnale e intervenire prima che sia troppo tardi. E intanto cresce la paura fra i residenti del centro di Palermo a causa dell'escalation di violenza fra i locali della Movida. C'è preoccupazione dopo la rissa con sparatoria di domenica notte, l'ennesimo fatto grave. Intanto c'è anche il rischio che per un contenzioso Palermo resti al buio la notte. Mario Viola. 1,80 m, robusto, indossava giubbotto, scarpe da ginnastica e cappellino. È l'identikit dell'uomo che nella notte fra sabato e domenica scorsi ha sparato colpi d'arma da fuoco fra i locali della Movida nel centro di Palermo. La polizia ha ricavato alcuni fermoimmagine dai filmati delle telecamere di sorveglianza di vari negozi e locali. L'uomo non sembra essere noto, anche se i tratti somatici non sono chiari per la distanza della ripresa e per il cappellino che copre parte del viso. Sono 7 i colpi che ha esploso e forse qualcuno è rimasto ferito. Sul posto
posto sono state rinvenute infatti anche tracce di sangue. E adesso c'è paura fra i residenti e gli stessi commercianti della zona per una recrudescenza che non è nuova ma che continua a salire di tono e pericolosità. Ci deve scappare il morto? Cioè, come funziona in questa città? Cosa dobbiamo fare? Quale istituzione, il prefetto, il comune, tutti quanti, la polizia, devono coadiuvarsi tutti insieme e trovare la soluzione? Non siamo noi cittadini che dobbiamo trovare la soluzione. Dura anche la presidente di Confcommercio Palermo, nonché responsabile legalità di Confcommercio Nazionale, Patrizia Di Dio, che racconta come gli allarmi degli esercenti in passato siano stati sottovalutati. Ai rinnovati vertici della Questura e della Prefettura reiteriamo le nostre preoccupazioni e il nostro bisogno di risposte e continuiamo ad attendere fiduciosi i risultati di queste nostre richieste. Sul fronte delle indagini infine c'è un'ipotesi sulla causa scatenante della rissa. Poco prima infatti, a non più di un centinaio di metri, le cronache raccontano di un incidente nel quale sono rimaste danneggiate 4 auto parcheggiate. Da lì potrebbe essere iniziato tutto. Ma se anche così fosse, questo non basta a spiegare l'escalation di violenza. Sono decine le risse degli ultimi mesi. Appena ieri un accoltellamento al culmine di una lite si è verificato a Cruillas, quartiere popolare. E mentre si combatte contro questa recrudescenza, proprio i quartieri di Palermo rischiano di restare al buio. Non c'è accordo sul rinnovo del contratto dei lavoratori AMG, l'azienda del gas e dell'illuminazione pubblica, e i dipendenti annunciano il blocco di tutte le attività. A Palma di Montechiaro un 68enne è morto cadendo dal tetto della sua abitazione. L'uomo è scivolato cadendo nel vuoto mentre puliva la grondaia di casa. E adesso torniamo allo scandalo sulla sanità a Trapani, i regali di ogni tipo in cambio di atti contrari ai doveri di ufficio. Emerge così il lungo elenco di doni preziosi, appunto da gioielli a prodotti alimentari pregiati, che sono stati ricevuti da Giuseppa Messina, funzionario dell'ASP di Trapani, che da ieri appunto è stata in stato di arresto. Sospesi anche 2 consiglieri comunali. Sentiamo Laura Spanò. Regali quali controprestazione per atti contrari ai doveri di ufficio è quanto scoperto dai finanzieri del comando di Trapani, che coordinate dalla procura hanno portato a termine l'operazione Aspide, che ha coinvolto l'azienda sanitaria trapanese, a partire dagli orecchini che Annalisa Bianco e Attilio Giuseppe Bonavires, entrambi finiti a domiciliari perché avevano saputo in anticipo i quiz della procedura straordinaria di assunzione prevista per l'emergenza Covid, consegnano il 13 luglio 2021 a Giuseppa Messina, presidente della commissione da Yale in carcere, orecchini comprati a Favignana. Poi c'è la cintura Hermes, valore circa 800 euro, regalo del medico dentista Alberto Adragna a Bartolomeo Gisone, quest'ultimo in qualità di direttore di un laboratorio di analisi convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, aveva falsificato il tampone molecolare di Adragna e omesso la segnalazione al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP con la complicità della compagna dello stesso Adragna, Giuseppa Messina. Infine ci sono i regali del l'imprenditore di Mazzara Giovanni Iacone Fullone, ancora la Messina, prodotti ittici di specie pregiate, una cassetta di gamberoni, 2 aragoste, una quantità imprecisata di scampi, 8 fette di pesce spada, regali inviati in date diverse. L'imprenditore mazzarese avrebbe ricevuto informazioni su una procedura di gara per la sanificazione presso l'ASP di Trapani per 3 mesi con possibilità di rinnovo per un ulteriore mese. Sia Annalisa Bianco che Giovanni Iacone Fullone, entrambi consiglieri comunali di Trapani, la prima, di Mazzara il secondo, ieri sera sono stati sospesi dalla carica dalla prefettura di Trapani. Per il coordinatore siciliano della Federazione Anti-Racket Italiana, ospite a Buongiorno Sicilia Oggi, chi paga il pizzo deve essere punito per favoreggiamento, del resto spiega chi denuncia non è mai lasciato solo. Simona Mazzone. Le radici della mafia che strangolano chi fa impresa sono dure da estirpare e durante le festività aumentano le richieste di pizzo a commercianti e imprenditori. Per Paolo Terranova della Federazione Antiracket Italiana, ospite di Buongiorno Sicilia, anche chi paga il pizzo deve essere punito per favoreggiamento. Quando io pago il pizzo non sto dando 100 euro a un padre di famiglia che non riesce ad arrivare a fine mese e mi chiede i soldi per dare da mangiare ai suoi figli. Noi stiamo pagando la mafia, questo deve essere ben chiaro. Noi paghiamo dei delinquenti. Quando io do 4.000 euro a un esponente mafioso, devo avere ben in mente che sto pagando i soldi per acquistare della droga, acquistare delle armi,
pagare le famiglie dei delinquenti che stanno in carcere in modo tale che non si pentano, e paghiamo paradossalmente anche la bomba carta che verrà messa nel vicino di bottega o addirittura nel rivale. Chi denuncia, spiega, non è lasciato solo. Il procuratore Zuccaro lo ha detto, bisogna denunciare. Ormai abbiamo tutti i mezzi per poterlo fare. Abbiamo una legge che è la legge 44 per i ristori, che permette a chi subisce un qualsiasi tipo di danno di essere pagato in tempi brevi dallo Stato e quindi di poter riniziare nuovamente l'attività. Terranova parla di una legge del 2009 che non viene applicata. Le imprese che hanno rapporti con la pubblica amministrazione pagano il pizzo e quindi vengono indagate, per questo si riconosce il pagamento del pizzo, vengono escluse per un anno dalla possibilità di partecipare a bandi pubblici. Purtroppo questa è una legge che non viene applicata, raramente è stata applicata. Bisogna estendere questa legge anche alle concessioni da parte dello Stato, tipo le concessioni balneari, parliamo di lidi, o anche alle concessioni comunali, quindi gli spazi pubblici dei ristoranti, dei bar. Bisogna anche considerare chi paga il pizzo come un favoreggiatore della mafia. E in Sicilia c'è un record di persone scomparse, oltre 2000 soltanto quest'anno, nel primo semestre, svaniti nel nulla, i dati forniti dal commissario di governo che studia il fenomeno, Francesco Triolo. I numeri parlano chiaro e descrivono un quadro preoccupante per la Sicilia, la regione che nel primo semestre di quest'anno ha registrato il maggior numero di denunce di persone scomparse, 3.366 casi. Ma l'isola vanta anche un altro primato, quello del numero di casi di persone ritrovate. Sono 1.092 nel primo semestre 2023. In media, infatti, solo un terzo delle persone scomparse vengono ritrovate. I dati provengono dal rapporto del commissario di governo per le persone scomparse, che ha compiuto un ulteriore analisi su base regionale per monitorare il fenomeno delle persone scomparse di nazionalità italiana, individuando nella Lombardia la regione dove si registrano più denunce di scomparsa con 789 casi, mentre la Sicilia si trova al quinto posto con 466 casi rispetto ai 442 del primo semestre del 2022. Un'altra rilevazione è stata elaborata per gli scomparsi di nazionalità italiana minori di 18 anni. Anche in questo caso la regione in cui si registra il maggior numero di scomparsi è la Lombardia con 429 casi, mentre la Sicilia registra 244 casi rispetto ai 177 del primo semestre dell'anno precedente. Per quanto riguarda i minori stranieri, emerge che la percentuale più alta riguarda casi di scomparsa di persone di età compresa tra i 15 e i 17 anni, 6.579 su 7.503 casi, pari all'87,7%, un dato comunque nazionale. Adesso ci fermiamo, torniamo tra poco con altri servizi. Seconda parte del nostro telegiornale, l'ingegno contro l'occhio elettronico. A Catania sono tanti gli automobilisti, gli scooteristi che ricorrono a stratagemmi vari per eludere controlli e multe. Ecco a cosa va incontro il cosiddetto furbetto della strada. Torino De Mana. La necessità aguzza l'ingegno e per un automobilista poco avvezzo alle regole e al codice della strada l'ingegno e la fantasia vanno a braccetto. L'obiettivo è ingannare un altro obiettivo, quello delle telecamere, per coprire la targa del veicolo ed evitare sanzioni o prendersi addirittura gioco dell'autovelox. Dai sacchetti di spazzatura penzolanti, questa volta non si tratta di pendolari dei rifiuti a cartone e volantini improvvisati, nulla rispetto all'ultima genialata di un automobilista catanese che è riuscito ad incollare un paio di ciabatte estive, infradito utili non per moda, ma per nascondere cifre e numeri tali da sfuggire all'occhio elettronico. E c'è chi in zona movida, in scooter, è riuscito a rendere invisibile la targa del mezzo a due ruote coprendola con un boxer. Un fenomeno radicato nel fine settimana, specie in pieno centro storico a Catania, sempre più vigilato e sorvegliato. Coach, nastro di imballaggio, ma anche dei caschi, poggiati non in testa ma nel retro del mezzo a due ruote per occultare la targa. Ma quali sono le sanzioni in caso lo stratagemma dovesse essere scoperto dalle forze dell'ordine? Bisogna fare
fare due distinzioni. Se si tratta di azione colposa, per esempio il fango che ricopre la targa di un fuoristrada, si va incontro soltanto ad una multa da 42 a 173 euro. Discorso ben diverso se l'azione è dolosa. In questo caso si sconfina nel penale e si incappa nell'articolo 490, reato di occultamento di atti veri, che prevede una condanna da 1 a 3 anni di reclusione. Al via questa mattina suoni in metro, il progetto che coinvolge molte scuole ad indirizzo musicale del territorio di Catania, ad esibirsi i ragazzi con coro e strumenti alla stazione Giovanni XXIII, ad aprire la manifestazione l'Istituto Comprensivo Cesare Battisti. È andata Simona Mazzone. L'atmosfera del Natale avvolge le fermate della metro a Catania. È stato l'Istituto Comprensivo Cesare Battisti ad indirizzo musicale ad aprire alla stazione Giovanni XXIII Suoni in Metro, manifestazione promossa dall'assessorato alla pubblica istruzione del comune in collaborazione con la ferrovia Circumetnea. Da oggi e fino al 15 dicembre un calendario di esibizioni con protagonisti gli alunni di diversi istituti scolastici cittadini ad indirizzo musicale. Sono tre giorni, un evento la mattina e il pomeriggio, sono circa 4-5 scuole che hanno aderito a questo progetto che porteranno un po' di serenità e un po' di musica qui al centro di Catania. Un'occasione per i ragazzi che propongono al territorio la propria disciplina musicale tra strumenti e coro, ma anche per rafforzare l'uso dei mezzi pubblici come la metro in tema di tutela ambientale. Il lavoro sulla musica, sulle arti può essere un importante deterrente per la dispersione scolastica. Quanti elementi si stanno esibendo? Il nostro gruppo di fuoco è fatto da 50 ragazzi del quartiere di San Cristoforo e sono l'orchestra Sursum Corda e il coro. I ragazzi delle scuole partecipanti si esibiranno anche nei prossimi giorni, la mattina dalle 10 alle 12, mentre il pomeriggio dalle 16 alle 18:30. Com'è stato suonare qui? Molto bello come sempre, come ogni anno. E non è la prima volta che partecipi? No, già credo tre anni. Ma farai la chitarrista in futuro? Credo di no, però è molto bello anche come hobby, comunque mi piace fare. Suonare davanti a un pubblico che ti ha applaudito, com'è stato? Molto bello. Ma farai parte di un gruppo rock da grande? Non si sa, potrebbe essere di sì. Hai suonato la tromba? Sì. Da quanto tempo la suoni? 5 anni, sei tanto. Quindi sei bravo? In maggior parte sì. Negli spazi della stazione resteranno esposti per tutto il periodo delle festività natalizie i presepi realizzati dagli studenti impegnati nel progetto Il nostro presepe ecologico, curato dagli animatori della sezione didattica Scuola e Ambiente della Pubblica Istruzione. Natale solidale a Catania, vi proponiamo uno shopping un po' particolare nel rispetto di chi produce e di chi vende. E dunque parleremo di Emergency, la sartoria sociale, Moda Operandi, la bottega dell'ape selvatica fino al regalo sospeso. C'è anche Addio Pizzo che lancia una campagna Pago chi non paga, rivolta ai commercianti che, come accade di consueto nel periodo natalizio, subiscono le richieste di pizzo della mafia. Questo è il contenuto del focus di oggi condotto dalla collega Giusy Lazzara. Potrete inviare le vostre domande con un messaggio al 342-7455-005. La trasmissione sarà in diretta su Telecolor alle 14:30, ma anche in streaming su lasiciliaweb.it. E adesso vi mostriamo in anteprima delle immagini di grande bellezza, i reperti della Cappella Palatina in mostra da domani fino al 30 settembre al Palazzo Reale di Palermo. È la mostra che si chiama Tesaurus e noi appunto vi facciamo vedere alcune immagini. Marco Gullà. Il tesoro della Cappella Palatina di Palermo in mostra. Da domani fino al 30 settembre 2024 il Palazzo Reale ospiterà un'importante mostra che porterà il visitatore ad affrontare un viaggio alla scoperta dell'aspetto spirituale del palazzo grazie ai reperti che costituiscono il tesoro della Cappella Palatina. Il titolo della mostra è Tesaurus ed è frutto di una collaborazione tra la Fondazione Federico II e il Fondo Edifici di Culto del Ministero degli Interni. Ben 56
6 reperti saranno in mostra, uno su tutti il cofanetto di Foggia rettangolare che testimonia una coesistenza tra iconografie cristiane e islamiche. Una assoluta novità, perché mi sono molto affidato a quelli che sono i nostri collaboratori, tutti coloro i quali l'hanno voluto organizzare. Ma quello che ci tengo a sottolineare è che la cultura, che molte volte è considerata per qualcuno probabilmente una questione secondaria, per noi non soltanto è primaria, ma addirittura, la dimostrazione l'abbiamo nei nostri bilanci, nell'ultimo anno ha fatto sì che noi potessimo registrare dei profitti che abbiamo voluto reinvestire all'interno della fondazione stessa. Un tesoro che rappresenta la chiave di accesso per raccontare quell'aspetto immateriale che metteva insieme maestranze di culture e prospettive religiose diverse. Questa mostra è per Palermo, per i siciliani, ma per la centinaia di turisti che dai loro molteplici punti di vista, anche culturali, potranno fruire di una pagina di storia importantissima. Più di 9 secoli è ancora un interesse fortissimo da parte di studiosi, di visitatori che vedono nel palazzo un emblema di una civiltà che ha saputo tenere insieme in chiave di dialogo il pluralismo linguistico e religioso. Con questa mostra torna a splendere un patrimonio segreto, finora noto a pochi. Ci fermiamo ancora e in chiusura ci sarà il calcio. Ultima parte del nostro telegiornale con il calcio. Intanto, dopo la delusione nel derby contro il Messina, il Catania in cerca di riscatto in Coppa Italia. Domani sera al Massimino arriva il Pescara di Zeman. Sentiamo il servizio. A metà classifica e con il morale sotto i tacchi dopo la sconfitta nel derby contro il Messina, per il Catania la Coppa Italia diventa ora una priorità. L'obiettivo è vincerla non solo per alzare il trofeo, ma per entrare ai play-off da terza classificata, evitando così i turni preliminari degli spareggi per la Serie B. Ecco perché la gara di domani sera contro il Pescara è un vero spartiacque della stagione dei rossazzurri. La Coppa fa gola, per questo Lucarelli e lo stesso Zeman, condottiero degli abruzzesi, non faranno calcoli e si presenteranno sul rettangolo verde del Massimino nelle migliori condizioni possibili, mettendo da parte per un attimo le fatiche del campionato. Catania, che tra l'altro giocherà lunedì sera contro il Sorrento. Niente turnover, questa è l'unica certezza, anche se tra infortuni, squalifiche e mercato, per Lucarelli proporre l'11 anti-Pescara non è certo agevole. A parte Rizzo e Ladinetti, infortunati di lungo corso, bisogna mettere in conto le condizioni non certo ottimali di Carmine Bois, l'assenza per squalifica di De Luca e i dubbi legati all'utilizzo di Sarao, che il radiomercato darebbe in partenza con destinazione Trapani. Chi non ha giocato a Messina potrebbe avere buone chance per domani, è il caso di Peters, che dovrebbe rilevare tra i pali Livieri, promosso titolare in campionato a discapito proprio del portiere lettone. In difesa, a prescindere dal recupero dell'ex romanista Bois, potrebbero giocare Rapisarda, Lorenzini e Curato ed uno tra Castellini e Maffei, con Mazzotta che potrebbe rifiatare e quindi partire dalla panchina. Nel 4-2-3-1 di Lucarelli i mediani potrebbero essere Quaini e Zammarini. Bocic, Chiarella, Marsura, Rocca e Chirico si contendono 3 maglie sulla tre quarti, mentre l'unica punta in caso di forfè di Carmine potrebbe essere Dubiscas, scelte che per Lucarelli saranno più chiare dopo le indicazioni che fornirà la seduta di rifinitura e chissà dopo la notte che porta sempre consiglio, figuriamoci in questi casi. Lo sport che nobilita, insegna, aiuta a sviluppare progetti nel sociale. Il Galà dello Sport a Via Grande ha come sempre esaltato i campioni, ma anche raccontato la vita di chi si dedica alle diverse discipline per pura passione. Un evento entrato nel novero dei premi di livello nazionale che vengono consegnati a fine anno. Tra sportivi, dirigenti, giornalisti che hanno ricevuto la castagna d'argento ci sono l'ex campionessa di nuoto e giornalista Novella Calligaris, il direttore generale delle nazionali di volley Libe Enzio Conti, il giornalista e conduttore Marco Mazzocchi, il mito del ciclismo Francesco Moser. Il Galà potrà essere rivissuto anche in televisione. Telecolor trasmetterà l'evento sabato 16 alle 20:45, domenica 17 alle 23. E con questo si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per l'attenzione, un buon pomeriggio. Vi lascio adesso al Sicilia 24 Focus condotto in studio da Giusy Lazzara.